questione di centimetri, quelli che separano il Teramo dai playoff, quelli che mancano al destro di Saveriano Infantino per regalare all'ultimo respiro al diavolo il sogno chiamato fase 2. Nel momento in cui a Bergamo il Vicenza segna, spianando probabilmente la strada alla Ternana proprio per i playoff. È stata una partita, quella del pomeriggio soleggiato e ventoso del Bonolis, in cui probabilmente il Teramo il successo lo avrebbe anche meritato per quello che ha fatto, specie nel secondo tempo, in un match complicato e in piena emergenza per infortuni e squalifiche. Il primo tempo è al cloroformio, emozioni nemmeno a pagarle. Al 38esimo Infantino sfiora l'1-0 dopo un'azione orchestrata da Sparacello e Proietti, due dei migliori in campo, in una frazione chiusa dalla rissa scatenata dal colpo proibito di Pobega su Ventola. Secondo tempo diverso, più frizzante. Paghera tocca il palo alla sinistra di Pacini, ben imbeccato da Marilungo, mentre nel Teramo si fa male Caidi, al suo posto entra Piacentini. La squadra di Maurizi rischia sulla sventola dello stesso Pobega, ma cerca una via della rete che però non vuole proprio arrivare. Sparacello spara al centro, ma Bergamelli è provvidenziale. Iannarilli invece ha un ottimo riflesso sulla testata di Fiordaliso, mentre l'ingresso di Zecca dà ancor più spinta ai biancorossi. Gallo inserisce Boateng e vantaggiato per Nicastro e Marilungo, ma l'ultima palla dell'anno è quella proprio di Saveriano Infantino. L'errore lo fa crollare a terra, nonostante la salvezza centrata già da qualche giorno e gli applausi di tutto il Bonolis a fine gara. I playoff restano un sogno, il futuro è ancora tutto da scrivere, come ammette anche lo stesso Luciano Campitelli a fine partita, perché di campionati di basso profilo il patrone biancorosso non ne vuole più sapere.